domanda, mentre è velocissima. Allora, vi vorrei chiedere, no? Molto spesso accade nella conoscenza con altre persone, come un po' nel vostro film, che attraverso l'incontro con un'altra persona, la nostra autocoscienza muta e si arricchisce in qualche modo, anche Dostoevskij diceva questo, no? Quindi attraverso proprio il dialogo c'è questo scambio di autocoscienze che si influenzano in qualche modo. Secondo voi è quello che è un po' quello dei vostri personaggi? Rispondere è l'unica titolata a rispondere. Sicuramente, sicuramente per Giulio e Federica, Laura e Salvatore sono uno specchio, perché loro probabilmente gli anni di questo matrimonio hanno un po', no, deteriorato il loro rapporto, e noi li facciamo da specchio e quindi li facciamo aprire, per cui sicuramente c'è ciò che tu racconti. Aprire un lapsus freudiano, aprire. Sì, 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 insomma, li aiutiamo a sciogliere questo nodo e chissà come tornano a casa i poveri Salvatore e Laura, in realtà, perché questo ci sarebbe da fare un film a parte e dire mamma mia, chissà come poi quando salgono in casa che cosa accade anche per loro, perché appunto l'incontro con loro due un attimo. E cosa ne direbbe Jung? È un annuncio.